Sì, un'impresa, un miracolo, mettiamola come vogliamo, perché sono stati 2 anni veramente durissimi, 2 anni di un'intensità e con tantissima sofferenza. L'anno scorso, per i motivi societari, dove grazie al Cavaliere delle Piane tutto è rientrato positivamente, e quest'anno è stato buonissimo, perché comunque si aveva una squadra molto giovane, una squadra di tanta gente che non era abituata a vincere. Quindi ci poteva stare che soffrissimo in certi momenti, purtroppo sono arrivati in certi momenti anche delle polemiche inutili, della gente che cercava solamente di destabilizzare l'ambiente, però questo gruppo è stato fortissimo, devo dire la verità, è avuto campionati, vabbè, giovanili a livello di scudetti con Cagliari, a livello di Contempio con Roma, con Italia, scudetti Serie D, ma questo è veramente il mio premio più grande. Sono stati 2 anni legati uno all'altro, veramente stento ancora a crederci, ho passato questi ultimi giorni un po', devo dire, un po' un pochino rammaricato, perché c'erano un po' troppe polemiche, probabilmente per questo anche che il Savona era 40 anni che non stava a questi livelli, probabilmente noi abbiamo fatto miracolo in quello, perché comunque sia la piazza dal suo punto di vista è un po' difficile. A chi devi? Ma sicuramente a mia moglie, alle 2 bambine, Rebecca e Beatrice, e sicuramente anche a Gianni Marco, che oltre ad essere l'assistente che mi ha coniato, sicuramente siamo le 4 persone che le 4 persone con cui ho condiviso tutti questi mesi. Loro nella testa non c'erano dei programmi, ma chi si ricorda? Ma adesso mi riposo un po', adesso abbiamo un grandissimo rapporto con il Cavaliere delle Piane, con Magnani, con tutta la società intera, ho anche un grandissimo rapporto con la gente di Savona, con i tifosi, con tutti, però adesso ci prendiamo un po' qualche giorno di riflessione e poi analizzeremo per il futuro, perché c'è tanto da crescere, perché già in C2 abbiamo fatto veramente miracoli, per fare la C1 bisogna essere bene attrezzati, la società sicuramente è attrezzata, però dobbiamo parlarne, pensiamo soltanto a goderci la festa. Grazie, complimenti.